occhi, mamma, non ti preoccupare. La mia famiglia si chiama House of Talent e il mio talento ci farà brillare come comete in questo cielo astrale. Oh, eccovi ragazzi, come state? Spero benissimo. Siamo qui in Our Gaming Room e vi porterò insieme a me, seduti al mio fianco, per farvi divertire anche a voi. Ovviamente, come al solito, i miei ospiti sono sempre in ritardo. Ho già acceso la console, ho già riscaldato i motori e mi sono allenato tantissimo per superare tutte le sfide. Voi siete pronti? Ciao a tutti ragazzi e ragazze, avete visto che bella che è l'Our Gaming Room? Hanno scelto proprio me come presentatore perché sono il ragazzo che sfrutta di più il tempo per giocare alla PlayStation, al computer, comunque ai videogiochi. Oggi ho deciso di sfidare qualcuno. Eccomi, arrivo. Ci sono, dai. Ci sono, ciao, ci chiamo. Ragazzi. Lo stavo dicendo. Sì, dai, oggi ho deciso di invitare qui Luca Cobelli e Matteo Andreini. Ciao, grazie, ragazzi. Grazie, ciao a tutti. Oggi, ciao, adesso ciao. Io vi do degli indizi. Sì. Vai, vi do degli indizi. A cosa giocheremo? Dovete indovinare a cosa giocheremo. Ok, faccio. Tetris. No. Motori, FIFA. Motori, FIFA, non Cars. No, no. SpongeBob. Pac-Man! No! I cavalli! Ve lo dico io. Volete vedere a cosa giochiamo? Oggi giochiamo a MotoGP 2019. Adesso vi porto il gioco. Yeah. Adesso vi porto il gioco. Dai, aspettate, voglio vederlo. Ragazzi, stai attento che sa questo gioco, eh. Eccolo qui. No. MotoGP 2019 Markets. Ragazzi, ora vado a inserire MotoGP 19. Bene. Vai. Vabbè, ma tu cosa scegli? Che c'è. Roby lo sa benissimo. Roby! Dimmi! Scegli il joystick. Diglielo te che scelgo. Diglielo. Dico solo. Digli chi scelgo. Usa la moto. Usa la moto. Okay. E fino qua. Vabbè. Lascio l'intro manuolo. Lascio l'intro manuolo. Inizio con la B. A. L. E. N. T. I blu blu N O il cognome R O Jorge Lorenzo. No, ti ho fatto Valentino Rossi. Sì, okay. Non è difficile. Accentro, ma tu punti sempre al top, però questa cosa non va bene per vai, te. Prova te, anzi, prendono quelli più forti per me. Prova te, sono proprio curioso. Anch'io sono bello curioso. Secondo voi chi vince, ragazzi? Prova te. Guarda, è già pronto lì, guarda che bello. Vai, che vai. Prova te. Valentino Rossi, sono io, lo voglio. Vai! Io sono più che sicuro che te non cade. Guarda. Vai, schiaccia X! Lui. Inizia! Inizia. Oddio, appena passa dal traguardo, do il via. Voi lo sapete che lui è il pilota più forte al mondo. Lo sapete, vero? Sta per partire. Sì, ma se lo guidi tu non diventa tu. Cioè, diventa stai tranquillo, stai. Fratello, stai tranquillo. Vediamo. Ecco, è già ma non è iniziata, questa è una verità, va bene che non è ancora iniziata, non è ancora partito il fammi brucare l'erba. Vai. Adesso? Vai dritto, non cadere. Ok. Pronti! Riscaldate i motori! Vai! Via! Vai! È partito il tempo, ragazzi. 2, 3, 4, è partito il tempo, ragazzi. Secondo me cade già la prima curva. Sì, guardalo. Ma state tranquilli. Sì, certo, guarda. Guarda come. Sì, cioè, però la strada è importante. Come la fare il picnic. Comunque, raga, avete notato. Eccolo. Posso parlare un attimo? Eccolo. Avete notato che bella grafica? È cioè, vero. Sembra realissima. Poi, vabbè, chi gioca è scarso. Sembra di essere proprio scarso. Comunque, io giocavo, mi ricordo, il MotoGP 15. Sembrava giocare le macchine così. No, ma questo è fatto però veramente bene. Però quest'anno hanno fatto veramente un bel lavoro. Bellissimo. Però devi accelerare. Ragazzi, se ma no, io non sono è. Concentratissimo. Bravo. Per non andare per terra di nuovo. Ma da tanto non cadrà mai più. No, Roby. No! Ecco. Ora devi dare la colpa. No! Porca. No! Vai, accelera. Devi frenare quando c'è il giallo. Ho frenato.
Io non puoi spiegare te, no, io non capisco, non capisce. Non glielo spiego perché sennò vinci. Un minuto guarda come l'ho presa sta curva. Un minuto e otto hai fatto due curve. Stai tranquillo. Guarda. Stai tranquillo cosa? Guarda. Guarda dove sei. Guarda dove sei! Se non avessi battuto sarei morto! Io non parlo. Io spero che tu faccia meglio. Guarda, io non parlo perché. Io spero che tu faccia meglio. Ah, ma perché c'è la bandiera dell'Italia, hai visto? Cioè Vascati, guarda che culo, Vascati. Adesso dov'è la curva? Di qua o di là? Di sinistra, sinistra, sinistra. E invece a destra. Bravo, bravo, sei a te. Guarda che cade. Ma una curva, cade? Sei minuti. Guarda che cade. Mamma mia che curva, hai visto che curva che ho fatto? L'hai vista? No, guarda che curva. Ah, ho preso il via, ormai è finita. È finita. Te l'ho detto che cade. Ah, vabbè, la curva. Ormai ho preso il via, ragazzi, è finita per tutti. 1:57. Tutti. Ultima curva, ragazzi! Sì, ma non mi mettere pressione. Ultima curva, ragazzi! Mi sa che può cadere in questo preciso istante. Ah! Ragazzi, potrebbe cadere. Ah! No. Rettilineo finale per Matteo Andreini. Vai giù! Col tempo! Tanto giù anche voi, dai! 2 minuti! E 15 secondi! E punto 9, eh? Guarda! È la ma 2 minuti e 15. Tocca a te. Tocca a io cambio giocatori. 2 minuti e 15, eh. Fammi cambiare giocatori. 2 minuti e 15. Tienitelo in mente, 2 minuti. 2 1 e 5. Sì, vai. 2 minuti e 15. Dato che sono un professionista su questo gioco, sì. Uso più scarso. Dai, mi batto. Che usi? Ma te lo faccio vedere. Usa il più scarso, sai perché? Perché andando più lento può fare le curve più facilmente, non cadere. Che pagliaccio! Sai che se vuoi mettere le rotelline, se non cadi. In effetti avete ragione. Dai, vai, vediamo il più scarso. Chi prendi, vediamo. Non lo so, quello che è più simpatico è lui. Lui. Cioè, KTM. Sì, più scarso, Olivera. KTM più Olivera. Scarso. Vabbè. Dai, inizia sta prova a tempo. Sto pesce. 2 minuti e 15 hai fatto. Se fossimo andiamo avanti, dai, su, spingi, per favore, sbrigati. Dai, sbrigati. Sì, non le stai facendo teste curve, inutile che questo è il computer. Dai. Quando vedi anche rosso, per te, accelera. Anche per te, anche per me e per te. Sta per partire la prima. Pronti! Riscaldare i motori! Via! È partito il tempo, ragazzi! Sì, oi! Robby, già mi stai concentrando. Vai. Vediamo. Quando vediamo. Vedi il rosso, accelera, ecco, beh. Accelera, adesso tutto, vai. Anche tu non scherzi, eh. Sto pesce. Ma tu è scarso. Spero tutto fuori strada. Però almeno non cado, dai. Ma cosa vuoi dire? Guarda che l'ha chiamata. Io per l'esame del patentino facevo i birilli come te adesso. Sei simpatico. Metti il ginocchio anche te, come oh, vai frate! Ma anche tu sei deludente! Secondo me è colpa della morte. È colpa della morte. Non è colpa della morte. Scelto il più scarso. Vabbè, sì, certo. Colpa della morte. Questa curva l'ha fatta bene. Questa anche secondo me. Proviamo a fare le curve. Questa l'ha fatta bene. Adesso vai di là. Sì. Sei pronto? Vai! Oh. Raddrizza un pochino. Inclinati. Di qua. Dai, no. No, mi dispiace. Vedi che siete dei degli scemi? No. Oh, mi dispiace, no. 2:10, fratello. Come mi dispiace. 2:10. Capito. Porca miseria. Di là? Non ancora fuori. Adesso c'è quella sinistra. Qua. Vai, come di là. No, adesso metti il ginocchio perché almeno... Aspetta, c'è il motore. Vai, ginocchio. Robby, sto facendo il motore. Stai veramente esagerando. Sto facendo il motore. Dritto. Basta, mi viene il giramento di testa. Ma facci una pelle. Facciamo quanto mi hai fatto te? 2 minuti e 15, eh? Ragazzi, Qui si vede. Ultima curva. Si fa la storia. Ultima curva. Dagli. 1:54 Bibi! Vediamo! No, vediamo! Ho perso! Fallo! C'è! Ah! Perdente! Ho perso nella vita! Guarda che impegno! Ragazzi, chi è che ha vinto? Io! Chi è che ha vinto? Te!
Chi è che ha vinto? E. Adesso se sei un uomo dici chi ha vinto Valentino. Oh, io, io. Chi è che ha vinto? Oh, io, io. Pure col più scarso. Ragazzi, ha vinto Luca Covelli. Un applauso. Grazie. Un applauso. Vedi che non sei sportivo. Sportivo però, eh? Non sei sportivo. Devi saper perdere nello Bravo, sport. Bravo, piangi. Adesso piangi. Bravo. Complimenti. Scarso. Ragazzi, dai, faccio... beh, i complimenti glieli faccio almeno. Dai. No, io non mi fido. Viva la sportività! Complimenti a Luca! No, complimenti a me! Complimenti a Luca! Comunque, ragazzi, io vi volevo dire che questo è il gioco ufficiale di MotoGP. I motociclisti sono ufficiali e quindi, ci sono. Valentino. Parlate. Si chiama Valentino Rossi e non Valentino Dossi, per esempio. Bravo. E ci sono varie modalità per divertirsi di più, c'è la classica, il gran premio, prova a tempo e soprattutto c'è multigiocatore e online. E c'è Champions League, c'è? Ma quello è calcio, quello è calcio. E poi, come ultima cosa, dovete farmi un favore. Dai. Voi dovete postare un selfie su Instagram col pollicione in su, se vi è piaciuto MotoGP, giustamente, MotoGP 2019, e mettere hashtag OurGameRoom. Io vi controllerò tutti e così avrete la possibilità di restare qui di fianco a me e giocare insieme a me i giochi più belli e i giochi che vi piacciono di più. Noi vi mandiamo un bacione e ci vediamo prestissimo! Ciao!